Oggi a Villa Santina apriamo un cantiere atteso da anni che sostanzialmente mette in sicurezza un incrocio nella zona d'accesso di Villa Santina, appunto. Un incrocio che permetterà l'apertura della strada che bypassa il paese per raggiungere direttamente la zona industriale e che l'amministrazione comunale ha giustamente ritenuto di tener chiuso finché l'incrocio non fosse in sicurezza. Questi lavori iniziano dopo un iter molto lungo che sostanzialmente ha visto la nostra amministrazione confrontarci con l'urgenza di questa realizzazione e quindi per trovare i fondi necessari a che il cantiere potesse avviarsi. È un cantiere di circa 850.000 euro che avrà bisogno di quasi 8 mesi di lavoro, ma dopodiché avremo la possibilità davvero di bypassare il centro abitato di Villa Santina, sgravandolo da quel traffico pesante che oggi è così impattante anche nelle attività del centro. Una realizzazione quindi non solo per la sicurezza stradale, ma ancora una volta per la vivibilità dei cittadini.